Presidente Luigi Salvatore dell'Atoms Chieti, un'ambizione diversa quest'anno rispetto a un anno fa? Quest'anno le nostre ambizioni sono molto alte. Non ve le dico per scaramanzia, però siamo effettivamente decisi ad avere il massimo delle possibilità. Voglio ricordare che comunque la società ha militato in A2 fino a due anni fa. Tanti anni, certo, per diverse stagioni. Per diverse stagioni. Coach quest'anno Martella, ma manager Loredana Marino, esatto, che è anche la signora tua. Sì, esattamente. Quest'anno... nonostante le sue ritrosie si è trovata di nuovo ficcata oltre la cima dei capelli nella gestione della società, della squadra maggiore, ma senza dimenticare come al solito i piccoli, anzi le giovanili e i piccolissimi, perché abbiamo degli elementi veramente piccoli e che sono il nostro vanto. Purtroppo il softball italiano, non la nostra piccola realtà, è stato segnato dalla scomparsa di uno, io penso, uno degli allenatori più titolati in assoluto del softball, che è Enrico Bletter. Purtroppo la pandemia ha portato via anche lui, nonostante la sua forza nel portare la squadra nazionale, la nazionale italiana, alle Olimpiadi. A proposito di Olimpiadi? Le Olimpiadi avranno una rappresentante tutta teatina. Per quanto riguarda l'Abruzzo può vantare la presenza di una delle ragazze che ha iniziato con l'Atoms e che adesso gioca a livelli altissimi, che è Fabrizia Marrone. Fabrizia Marrone, anche lei selezionata per la partecipazione alle prossime Olimpiadi.